Hi people of YouTube, welcome back to a new episode of New Pokémon Snap. A parte gli scherzi, benvenuti in questa nuova puntata. Ci siamo lasciati la scorsa puntata con noi che abbiamo esplorato il deserto del Sabrucia. Però adesso ci richiede di trovare il Pokémon Lumina di questa zona. Il che mi ha fatto pensare che molto probabilmente ci chiederà di trovare il Pokémon Lumina anche di questa zona. E una volta fatta anche questa zona, cercare il Pokémon Lumina di entrambe le zone. Quindi andiamo alla spiaggia di giorno. Eccoci qua. Allora, subito un Exeggutor lì davanti a noi. Molto bella come zona. Dove sei? Dove sei? Eccolo qua. Ehi. Vieni. No, che palle. Non riesco a prenderli. Allora, proviamo. No, non volevo spaventarlo. Girati. Bella, bella questa dove prende il cibo. Vieni qua. Dai, girati. Bella, bella questa. No, non andate via. Vabbè, oh. Meglio girati che non... Pikachu. Che credo, se questo mantiene gli stessi standard dei giochi classici, no dai, andrà sicuramente sul surf. Dobbiamo solamente, sicuro, livellare un po'. Un Wiggle. Ho sbagliato, non volevo suonare il flauto, però vabbè. Cosa c'è qui? Il Bellossom di prima. Cosa c'è lì? Ah, il Crystal Fiore. Giratevi. Andate a mangiare. Dai, che carini. Sono bellissimi. Che stanno mangiando. Ti potresti levare? Che belli. Allora, aspetta. Volevo sfruttare proprio il momento in cui eravamo fermi per dare un'occhiata più in giro. Ah no, mi sembra... Per un attimo mi è sembrato un Gligar. Cosa c'è qui? Ah, è là. Molto bella questa zona. Mi piace davvero un... era un trio di Wiggle. Ah, guarda. C'è un'altra farfalla. Ah, troppo. Vabbè, io intanto gli faccio le fotografie. Dove? Allora, no, facciamoci prima il giro. Bada. Molto bella questa. Questa mi è piaciuta davvero un sacco come ha mangiato la roba. Ma l'effetto dell'acqua è bellissimo. Mamma mia. Sai quando ti dicevano che nei giochi vecchi vedevi esattamente in questo modo? Secondo me è vero. Cioè, secondo me chi ha giocato Pokémon Snap, il primo, c'è un corso là. Sul GameCube, sul Nintendo 64. Vedeva esattamente così il gioco. Che bellini stanno. Scusami. Che palle. Vorrei lanciarlo nel mezzo. Gioco, che cavolo. Vabbè dai, non importa. Io l'ho tirato tutte dritte qua. Allora, cos'altro c'è di bello in questa zona? So che voi non lo vedete, ma mi sono rimaste solamente 34 Vabbè, facciamogli la fotografia. Ah, c'è uno... un Stunfish. Nah, troppo lontano. A meno che... No? Mannaggia. Pikachu? Dove? Cos'è? Ah, una paletta. Aspetta. Oh, vai a mangiare, Pikachu femmina. Vabbè, dai, non importa. L'ho colpita. E sono abbastanza sicuro. Dai a mangiare, vai a mangiare. No, maledetto mucchietto di sabbia. Arca miseria. Ah, guardalo lì, uno Stunfish. Un po' più da vicino. Mannaggia.
Ma... esatto, volevo esattamente sapere come avrebbe mangiato. È esattamente quello che volevo sapere. E... bon, direi che... è stato un bel primo giro, davvero bella come zona. Porca miseria. A propria vista questa può essere una delle zone più belle di tutto il gioco. Parere mio, per carità. Però cavolo, se è bella. Molto molto bella, questa mi è piaciuta davvero un sacco. D'accordo, diamo un'occhiata alle fotografie. Tanto dopo mi direi che possiamo andare nella zona di notte, sì sì sì. Allora, sfrutterei già le foto migliori che abbiamo. Anche se questa qua che è lui che mangia non è bellissima però. Bellossom. Ah, peccato che quelle che mangiano sono solo 2 stelle. Peccato, però ne abbiamo già un paio da 3 stelle, voglio dire. Pikachu anche qua, niente di eccezionale. Però questa è già più vicina, quindi si può fare qualcosa. Weagull, vabbè, non è che abbiamo niente di eccezionale. Stunfish, direi. Questa qua che mangia. Corsola. Tutta una stella? Che peccato. E più Kumuku. Direi questa qui che è molto molto carina. Pensavo di averne fatte molte di più, o meglio, molti più Pokémon. Invece solo 10. D'accordo, diamo un'occhiata. Sono tutti quanti, quasi, nuovi Pokémon. Quindi Crobrawler, una stella. Diamante? Ah, oro, peccato. Poi Exeggutor. Almeno argento, visto che non è centratissima. Diamante questa, incredibile. Bellossom, almeno oro. Dai, è carina, è anche centrata. Una sola stella, l'ho scelta. No, io avevo scelto quella da 2, cavolo. O era da 3 addirittura. Annaggia, vabbè, fa niente. Pikachu, dai, almeno oro. Argento. Forse perché ha gli occhi chiusi. Weagle, che vabbè, non è niente di eccezionale. Mi aspetto un bronzo. Infatti, non mi aspettavo niente di che. Vivillon lo facciamo solo per i punti. Più Kumuku, dai, questa è carina. Se non mi dai almeno l'oro, che cavolo. Almeno l'oro, dai. Corsola, questa è molto vicina e c'è un altro Pokémon, dai. Questa è almeno oro. Perfetto. E infine Machamp. Bronzo, non mi aspetto niente di più, onesto. Infatti. Stunfish. Almeno oro me l'aspetto. Perfetto, 2 stelle dorate. Non male. E saliamo di livello, ottimo. Così già al prossimo giro, che dobbiamo rifare sicuramente la zona diversa del percorso, ti direi... A proposito, visto che la ricerca sta procedendo speditamente, ho una comunicazione da farti e credo che ti risulterà molto gradita, ma te ne parlerò quando avrai finito di sistemare le foto. Direi di andare avanti. Dunque, questa comunicazione è: ora puoi andare in giro di notte. Bravo. Direi che le spedizioni sulla spiaggia procedono con il vento in poppa. Sta a noi cavalcare l'onda ed estendere quindi il nostro raggio di indagine nell'oceano. Dopotutto, la Neo One può anche spostarsi sull'acqua. Ebbene, imbarchiamoci subito in questa nuova spedizione. Ah, forse non si va in giro di notte ma addirittura subito in mare? Scopriamolo subito. Nuova area disponibile. È addirittura un'area aggiuntiva. Fantastico. E quindi non c'è la zona di notte. Ah, strano. Sono però abbastanza sicuro che il giro di notte ci sia, perché sennò non mi metterebbe giorno così specifico. Il che vuol dire che la sbloccheremo o dopo di questa o dopo qualcos'altro. Quindi... barriera corallina, di giorno. Ok. Che tra l'altro, sta zona qui mi ricorda una pista di Mario Kart. Oh, sta saltando lo Sharpedo. Bella. Allora, vieni a mangiare? Forse l'ho spaventato. Oh, oh, ok. Ho sentito... Ma... No! Pezzo di merda! Ma dai! Se lo sta portando via! E niente. Ovviamente ci immaginiamo il mondo Pokémon tutto lindo, tranquillo. Senza nessun tipo di cattiveria da parte dei Pokémon, ma giustamente noi dobbiamo mangiare e anche loro. Ok, erano lontani e ne sono... Preso.
Lo sapevo che era incazzatissimo se lo beccavo. Ma ciao. Ma ok, per un attimo ho pensato avesse mangiato la mela al volo. Ed era, sarebbe stato una scena fighissima. Ok, va bene, non è sicuramente la migliore foto che abbiamo di un di un Magikarp, però è meglio di nulla. Però mi era apparso il punto esclamativo, però credo che fosse per questo cristal fiore. Cos'è stato? Dai, salta. Dai, meglio di nulla. Ok, ah cavolo. Allora, lì c'è Machamp. È un Wailord quello? Bello. Ovviamente noi abbiamo fatto assolutamente nulla. Ciao. Chissà questo com'è illuminato. Ti dovresti un po' spostare, bello. Oh, che è stato? Ah, ciao, giusto. Oh, oh, è andato a mangiare. Bellissimo. Oh, cavolo, aspetta, dove, cosa? No, l'ho lanciato troppo. Ma ci sono delle uova lì. Vieni di qua. Girati. Vai a mangiare. Vabbè, avvicina, dai. Dai, va benissimo. Senza averlo disturbato. Vieni a mangiare. Ma è incazzato. È incazzato, no. Allora, cos'altro abbiamo da queste parti? A parte un sacco di Wiggle e Pelipper. Ci sono davvero tanti. Vabbè, giustamente, siamo nel mare. Ci sta che ci siano i gabbiani. Dove? Eccolo lì. Ma ti dirò che come al giro di prima, facciamo il giro normale. Cosa hai in bocca? Ha un Pyukumuku. Ma no! Lascia in pace. Lasciate in pace quel corso là. Ma no, ma è circondato. Ti salvo io. Bastardi, lasciatelo in pace. Ma guarda quanti. Madonna, questa foto ce ne sono un sacco dietro nello sfondo. Ecco qua. Ma guarda quanti corso là. Andate a mangiare, belli. Guarda quanti. No, non me ne sono. Volevo finire di fargli la fotografia. Non ho fatto in tempo. Comunque bello il peli perché aveva in bocca il Pyukumuku. Molto carina, molto carina. D'accordo, vediamo quante foto abbiamo fatto. Anche qui 10 fotografie. Vediamo quanti punti abbiamo fatto in questa zona. Allora, Sharpedo. Molto vicina, se non mi dai almeno l'argento sono stronzo, davvero. Dai. Perfetto, bravo. Ho detto l'argento perché molto probabilmente era troppo vicino. Però Finion. Argento. Bronzo, effettivamente non si vedeva moltissimo. Wiggle. Dai, 4 stelle. Questa era obbligo. Era d'obbligo. Mantini arrabbiato perché io ho lanciato una mela. Dai, almeno l'argento. Oro, non male. Magikarp. Speriamo in una valutazione superiore. Magikarp Porello. Non riusciamo a fargli una foto una fotografia decente. Tipo questa non mi aspetto molti punti, onesto. Vediamo. Poteva andare peggio. Pelipper. Dai, ok, questa è lontana. Però era troppo carina. Era troppo carina col Pyukumuku in bocca. Infatti è oro. Machamp. Almeno oro. Perfetto. Questa era buona. Questa era buona. Marani. Può essere bronzo perché non si vede benissimo. Però c'è tanta gente.
139, wow. Anche io che mi sforzo di fare fotografie con Pokémon dietro lo sfondo. Questa? Ovvio. D'accordo, beh dai, poteva andare peggio, poteva andare meglio. Quanto abbiamo fatto? Saliamo di livello? Ma certo che saliamo di livello. Quindi, livello 2. Mi dai una buona notizia, ovvero che possiamo andare di notte? Ah no, stai andando alla grande. Osserva attentamente tutto ciò che vedi. Ogni dettaglio può fare la differenza. Quindi, hai ottenuto un punteggio pari a 500.000. Visto che la ricerca sta procedendo, sì, devo dirvi qualcosa quando avrai sistemato le fotografie. O c'erano di notte? Prof, ci siamo tutti. Grazie Rita, cominciamo subito allora. Ho appena localizzato un nuovo varco per il teletrasporto. Wow, dove, dove? Pensate un po', proprio in fondo al mare, incredibile. Potente! C'è un piccolo problema, la New One non è pensata nelle spedizioni subacquee. No! Perciò ho apportato tutte le modifiche del caso e adesso è pronta all'immersione. E dillo subito, mi hai fatto venire un colpo. E vai, non vedo l'ora di cominciare. Detto fatto, andiamo a vedere cosa ci riservano i fondali marini. I fondali marini dubito che abbiano effettivamente un cambio giorno e notte, però in fondo al mare, sono proprio curioso di sapere cosa c'è laggiù. Beh dai, potrebbe essere un episodio marittimo questo. Nuova area disponibile, il fondale di Lentil. Andiamo a vedere. Mi ricorda tantissimo la zona di Kingdom Hearts 2 quando vai sott'acqua. Madonna mia. Eccolo qua, un bel Magikarp, finalmente. Sott'acqua. Oh, un Luvdisk. Un Pokémon totalmente inutile fin da quando è stato concepito. Vai a mangiare. Qui. Qui c'è la mela. Allora, te la butto... Non gliene frega niente della mela. Te la butto lì. Secondo me, una fotografia carina, ci saranno due Luvdisk che si baciano. Dove? Dove? Ah, qua dentro. Ah. Il passaggio è bloccato da alcune rocce. Ci sono Pokémon che vivono nascosti fra le alghe. Tipo... quel Finion che era nascosto? Forello, gli abbia lanciato una mela in faccia mentre stava nascosto in casa sua. Quello non mi ricordo come si chiama, però... già che ci siamo... un Crystal Fiore. Luminion, ti giri per favore? Eccolo! Almeno ce l'abbiamo da davanti, dai! Vai a mangiare. Vabbè, oh, non mangerà magari la mela, però sti cacchi. Prof, forse dovresti cambiare cibo per quando siamo in acqua. Un Octillery. Saremo anche lontani, ma metti che dopo scappa, almeno ce l'abbiamo. Molto, molto lenta questa zona, giustamente, come ci si aspetterebbe da una zona subacquea, per carità. Ma povero! Visto che ho fatto benissimo a fare la fotografia a quell'Octillery. Sharpedo. Quello lì mi sembra... per un attimo mi è sembrato shiny. Per un attimo mi sembrava più lucido degli altri. Ciao. No, questa... allora, per quanto sia vicina... sono sicuro che la fotografia, mentre litiga, tra virgolette, con quell'Octillery sia molto meglio. Peccato che sia là sotto e io non riesca a fotografarlo. Ah, Sharpedo! Ai Pokémon d'acqua non gliene frega una sega delle mele. Zero totale. Un Quillfish. Ma dai! Si è gonfiato perché l'ho disturbato. Guardalo, guardalo. Li vado a disturbare tutti qui il fish ora. Duh.
Speravo per un attimo che... Un Tentacruel. Molto bello. A me, per quanto strano possa sembrare, Tentacruel mi piace un sacco. È forse uno dei miei Pokémon d'acqua preferiti di prima generazione. Molto semplice l'aspetto, molto comunque... Veramente forte, anche solo di vista, cavolo. Ti giri, per favore? Oh. No! Sta facendo robe, sta facendo robe. Stava girando su se stesso. Tutti stanno girando. Vai. Allora, non so quale delle fotografie sia migliore. Forse questa, se riesco. Un sacco di Mantine. Allora, non è molto lunga come zona, però davvero molto piena. Davvero carina. Questa mi è piaciuta. Questa zona non male, non male davvero. 30 no, come sempre. Un sacco di foto ma solo 10 Pokémon. Questa dei Mantine mi è piaciuta davvero un sacco come fotografia. E Octillery, beh, non mi aspettavo onestamente granché, eh. D'accordo, vediamo. Magikarp, non mi aspetto nulla. Infatti. Ok, Finion. Ok, non male. Luvdisk, dai, vicina, perfetta e al centro. Almeno l'oro. Mi aspettavo il diamante, onestamente. Questa è vicinissima, non mi puoi dire di no, cavolo, è bella. Infatti, è un diamante. Mantine. Onesto, speravo molto di più. Speravo, però non fa niente. Era una bella fotografia. Octillery, molto lontana, non mi aspetto granché. Per un attimo ci ho sperato nell'argento. Wailmer, dai cacchio. Questa era da 4 stelle, onesto. Però accetto almeno l'oro. Questa era perfetta. Sharpedo, oro. Questo timing. Stiamo andando come con Pinsir. Tutte diamante le foto di Sharpedo. Quillfish, almeno oro anche lui, dai. È un po' lontana, però è bella. Tentacruel, dai. Almeno l'argento, visto che non è al centro. Diamante, addirittura. Non male. Dai, vediamo. Saliamo certamente di livello. 3 zone nuove, 3 livelli saliti oggi. Non c'è da lamentarsi, insomma. Torniamo al campo base. Quindi, signori, vi ringrazio a tutti per avermi seguito. Come al solito, se mi avete seguito, se volete dirmi qualcosa, sempre qua sotto. Noi ci vediamo al prossimo episodio. Ciao a tutti.